è quella che segnerà la nostra vita da oggi, da ieri, da 20 anni fa, fino alla fine della nostra esistenza sostanzialmente. Ancora ad oggi non si vede l'ombra di un'azione concreta. Abbiamo sentito parlare pochi giorni fa il ministro della transizione ecologica. Abbiamo sentito parlare e dire che era ora di investire nelle vere rinnovabili, ovvero il nucleare, che era ora di investire adesso in una transizione ecologica, quando le risorse che si vogliono utilizzare arriveranno nel 2035, che era arrivato il momento di un cambiamento, ma un cambiamento senza nulla. Questo è quello che ci è stato detto oggi, dopo 2 anni, questo è quello che ci è stato promesso. Quindi noi oggi siamo qui per chiedere che questa tendenza sia interrotta. Siamo qui per chiedere che venga fatto qualcosa, che tutto questo venga bloccato, che si cominci a ritenere questa una crisi. La crisi del momento, la crisi del decennio, la crisi che segnerà le nostre vite e quelle di chi verrà. Abbiamo aspettato 2 anni. Abbiamo sperato, ci hanno fatto sperare, ma oggi i passi avanti fatti non ci sono. Noi abbiamo bisogno che questa strada venga percorsa, abbiamo bisogno che questi passi vengano fatti, abbiamo bisogno come specie umana di far qualcosa, di salvarci. Per il bene di tutti, basta false promesse. Dai, raga! Indossare, ricordiamo l'argilla, fra le maschere che un uomo può indossare, come non citare il libro, c'è la maschera di ferro, c'è la maschera di pietro, ma la maschera di merda te la fa solo al piede e tornano domani, ma adesso è il momento della cazzuola di spalle. Un tamarro dietro un angolo voleva inculami la Vespa, un tamarro dietro un altro angolo voleva inculami la Caterina, ma io ho chiamato spalle.